Ciao amici di Potere Robotico, in questa recensione non recensiamo un Transformer neanche stavolta. Oh là! Ma poi dopo bisogna vedere quando la sua. Lo so. Però già intanto mettiamo in archivio. È già qualcosa. Poi vediamo un po'. Allora, qui adesso abbiamo in mano un robot che io ho rotto le balle spesso nelle fiere. Sì, siamo andati. Più di me con l'acquario. Figa, giro. E giro giro dov'è? E giro giro dove? Poi si trovava, ma il prezzo non andava bene. Allora, ma quanto mi fai? Allora, ti faccio questo? No, al voi mia. E allora è arrivato il momento di... che poi ho preso anche sto giro giro. Perché io lo desideravo, è arrivata l'occasione giusta, che tra l'altro l'ho preso con il Gingina anche nello stesso acquisto. E mi sono buttato fuori con tutte e due. È chiaro che in questo caso qui recensiamo il MetalTech 02 che è il giro giro. Poi in un'altra recensione vi vedrete il MetalTech 04 che è il Gingin. Che sono i cattivoni della serie di UFO Robot Grandizer. Olè. Che è fatto dall'HL Pro, quindi abbiamo recensiamo anche una nuova, cioè nuova casa non è, perché comunque di questa serie poi abbiamo recensito lo Z Mazinger e il Gattaiser. Sì. Allora, cosa vi posso dire? Che sono già andati, e tra l'altro abbiamo anche recensito la motoretta di Actaus o di Uxfield. Sì, ma chissà quando la vedremo. Esatto, che quello è il MetalTech 03. Ah. Però anche quella l'abbiamo... È in archivio. È in archivio e c'è. Allora, il Gattaiger per alcune cose è stato veramente scandaloso, come rifiniture, eccetera, colorazione, eccetera. E mentre invece questo MetalTech 02 devo dire che non è male, no anche come verniciatura è venuto bene, cioè, non sembra proprio parente del Gattaiser e neanche dello Z Mazinger. Quindi adesso vediamo anche di vederlo un po' più da vicino, o comunque di farvi vedere, è chiaro che qui non è che ci sono grandi cose da fare o da dire. Vediamo questo lucertolone che era un avversario del nostro amato Goldrake, comunque conosciuto in Italia. Vediamo qui la testa, che le zampe che si ruotano un po', esatto, fa questi movimenti. È chiaro che quando lui arrivava in versione, diciamo, disco roteante poi plaf, si apriva e veniva sto mostrone. Allora, vediamo un po' cosa si può fare per farvi vedere il tutto. Nella sua forma roteante. Esatto, prima di trasformarsi in dinosauro. In giro giro vero e proprio. Allora, viene via la parte sottostante. E dovrebbe venire via anche la parte superiore. In un qualche qual modo, se si riesce, senza bestemmiare o anche con un di bestemmia, non so se la bestemmia serve per lo sganciamento delle cose, esatto, un po' tac è venuto. Allora, questa è la parte sottostante del lucertolone. Ora vediamo di prendere questa, che tra l'altro è tutto metallo, anche bello peso. Le due parti vicine, queste qua, sì, rappresentano la coda. Allora, adesso noi inzucchiamo questo coso. Esatto, il suo verso era questo, io stavo sbagliando naturalmente, mi scappa da starnutire. Lo faccio. Adesso se mi scappa sul serio la faccio sicuro. Scusate, ma quando scappa. È vero. È il bello della diretta. Certo. Noi non tagliamo niente. No. Non siamo come gli altri fashion blogger. Che se c'è qualcosa che non va... Tagliano, no. Se noi le facciamo sbagliate... Si deve vedere. Le portiamo fino in fondo. Adesso qui. E non ci vergogniamo. No. Perché se ci vergognassimo avremmo già lasciato lì. Già da un po'. Sì. E se noi non... Non ci vergogniamo e andiamo avanti. Se abbiamo mica trova paura. Il nesso? Eccolo se qua. Non abbiamo mica paura di niente. Boh. Qui c'è il disco. Quando arrivava... Lui arrivava così, minaccioso. Ah, ci mette anche...
I piedistalli. Questi piedistalli strani. Sì, che probabilmente questi qui rientravano e poi formavano un giro giro. Eh sì. Track. Ecco qua. Ah. E qui vediamo il... il giro giro prima di trasformarsi in... un bestiolone. In lucertolone. Eccolo qua, poi arriva Pluff, si apriva e veniva fuori il robottazzo. Adesso qui ristacchiamo. Lo distacchiamo. Esatto. Io così così gli darei una pesata. Senza, cioè, una pesata da UFO, diciamo. Sì, sì, così. Poi dopo gli daremo anche una pesata a da giro. Così, giusto perché, per ammazzare un po' il tempo, sì. Per fare qualcosa in questa recensione del qualcosa cazzo. Qualcosa di utile. 163, ah, hai detto qualcosa in più. Vabbè. Boh, adesso arriva il divertimento. Ristaccare. Ah, staccare questo coso. Anche perché è fora, fora. No, questo non fora. Ah no, quelle punte lì. No. Pensavo che no, andassero a cozzare contro no. Le sue gentil mani. No, beh, questo giro non ho dolori alle mani tali da... Il problema adesso però è che io l'ho schiacciato per bene, no? Cioè tu hai usato molta forza per poter trabulare di più dopo. Esatto, diciamo. Soprattutto per fare... Ho sentito come un verso che non so se... Di una nave? Sì, tipo... Questo è stato un messaggio... I nostri amici che stanno giocando, ma non si vedono... Ah, vabbè. Arrivo, ecco. Sì, abbiamo ancora 13 minuti, se come ci stiamo dentro. Sta soltanto durando solo 7 minuti? Ma però. Sì. Madonna, stavolta siamo anche quasi veloci e poco logoroici. Però... Io adesso comincio a... La bestemmia in canna. Sì. È un attimo che arriva. Qui la bestemmia è... Sta per arrivare. No, mi sto trattenendo. Non ha un... Ah, ecco. Perfetto. Ah no, pensavo ce l'avessi fatta. No, no, magari. Ah, però avevo sentito un ciocco... No, no, perché da una parte... E praticò. Bel soggetto che quello lì ci darebbe. Lei mi nega il vero? No. Non... No, adesso me lo ricordo. Lei è fuori. Ma... Io? Lei... Certo. Io sì. Ma cosa? Non ci intervisterà mai? Chi c'è? Di pre... Ah, ma secondo me non c'è mica... Non ci caga. Ma lui adesso è ancora sulla cresta dell'onda, di pre... O è passato un po' di moda? Non lo so. Non è che seguo tantissimo, però sai, mi piacerebbe avere di pre qua mentre facciamo le... Ma preferirebbe di pre o la... Preferirei sì, la Tommasi, però adesso non stiamo più insieme. Perché secondo lei sono stati assieme. Beh, dai video sì. Allora, ce l'abbiamo fatta con un po' di fatica. Rimettiamo giro giro com'era. Esatto. Allora... Tac. E adesso ci va il secondo pezzo. Perfetto. Tac. Adesso gli diamo una bella pesata. Calme bel bosso. Come lo metti? Come lo metti? Si appoggia il coso. Vediamo così. Come un tartarugone, 263 grammi. Se è reale la faccenda, forse mettendolo un po' più così, vediamo. Se no, è giusto. Uguale. 263 sì, rimane uguale. Va bene. Boh, via, cassi via la straccio bilancia. E vediamo che come accessori è fornito anche questo sparo. Questo. Cos'è? Una specie di fulmine? Sì, di alito fetido che. Ah, che se lo ciuccia in bocca. Penso che voglia messo
Ma dall'immagine sputava il fuoco, però non so se sputava dall'immagine, il fuoco. Ci sono delle istruzioni di merda? Sì, nelle quali non parlano assolutamente di quella... Ah, però, di questo coso qua? No. Bene. Perché magari questo affare qui sembra quasi più... Beh, sembra quello di Goldrake, quello. Esatto. Lì, da mettere sui cornoni. Ma sai che secondo me è quello di Goldrake, questo sì, è un accessorio che... Pensi che io ce l'avevo, quello della Metaltech. E l'ha venduto? Sì. E ho preso l'SRC. Beh, non ci hai perso. Ma però non era brutto, eh? Era bello, eh? Era così bello che l'ha venduto. No, ma l'ho venduto non perché era brutto, l'ho venduto perché... Niente, non ci va, non è il suo. O se è il suo non mi interessa. Vabbè, facciamo un pagellone. Boh, dai. Esatto, perché mi sono rotto il palo. Sì, tanto non c'è niente da dire. No. È il cattivone e vaffanculo. Ha fotografato il pagellone del Light Game? Sì. Perfetto. Andiamoci di giro giro. Molto bene. Giro. Scrivi Gigi. Giro. Ah, Gigi. Gigi è compagno. Allora Giro. Proprio scrivi Giro. Allora, impatto estetico. 8. Vai. Materiali. 7,5. Vai. Verniciatura. Beh, grossi buona, di eh? Sì, buona. Vuoi questo colore pastello senza 8. Posabilità. Cosa deve fare? Cioè, è così. Non c'è. Boh. Accessori. Scarsi. C'ha un accessorio che non è suo. 5, dai. Trasformazione. Ma c'è, più o meno. Sì, lo sta. Comunque non c'è, dai. C'è ma non c'è. C'è, non c'è. Confezione. Carina. Carina. Col faccione, tra l'altro, di Actarus dietro. Esatto. 7, dai. Confezione. Rapporto qualità-prezzo. Sa che qua sono un po' impreparato perché non so che cosa costava all'inizio... Dei tempi. Non è mai stato un robo economico. Toh, 6, vediamo. Vabbè. Giudizio finale. Carino, non è un cosiddetto fondamentale, siamo ben lontani. Lo si può anche lasciare dov'è? Sì, è chiaro che... Fa gola, potrebbe fare gola. Esatto, esatto. Poi anche la quantità di metallo che viene usata, eccetera. Gli diamo un 7, dai. Onesti. Esatto. Fin troppo onesti, eh. Sì, sì, è comunque un modello onesto, comunque, sì. Alla fine dell'opera, sì, sì. Comunque... Onesti perché il motello è onesto. Esatto. Ragazzi, basta. Va bene.